bello averti qui, un grande onore. Cioè, e poi parlare di Luigi, che io non riesco a capire cosa possa essere successo, perché qualcosa è successo. Io non ci credo che Luigi possa essersi ucciso. Eravamo molto amici, vi spiego perché. Perché io allora suonavo il jazz, però avevo un impiego. Io lavoravo alla Dischi Ricordi come producer. E allora, avendo un ufficio, tutti gli amici mi venivano a trovare, da Bruno Lauzi, chiunque, dovunque veniva, Gino Paoli, venivano da me. E Luigi, che abitava a Genova, quando veniva a Milano, stava sempre nel mio ufficio, e indovinate di cosa parlavamo? Ma di donne! Sono di ragazze! E allora, io non potevo pensare che Luigi, non posso pensare che possa esserti ucciso. Poi ci sono state, durante il corso degli anni, diversi personaggi che hanno cercato di capire e hanno cercato di fare anche delle illazioni. Che cosa può essere successo? Io, per esempio, ho parlato con un mio carissimo amico, che è Ettore Zeppegno, che era direttore della RCA all'epoca, quando sì. Luigi passò dalla Ricordi alla RCA. Zeppegno, grande pianista di jazz, era direttore. E quando morì Luigi, mi raccontò Ettore, che lui stava cenando con Dalida e lo hanno chiamato per trovare Luigi in quella posizione. Beh, Dalida è stata, credo, la prima a trovare poi dopo il corpo, no? Insieme, di Lucio Dalla e sì, Dalida. Sì, sono venuti insieme. Loro e Lucio, che era un altro mio carissimo amico, perché dovete sapere che, a parte le canzoni, Lucio Dalla era un grandissimo clarinettista di jazz. Anche, sì. Grandissimo. Polistrumentista. Allora Lino, sì. Perché torniamo a parlare di Luigi Tenco? Perché è la domanda che ti fai, che ci fai, è dal 1967 che c'è questa domanda, no? Sì, allora c'è sì. Qualcosa di nuovo però in questo momento. Ma qualcuno dice di sì. Ecco, qualcuno si chiama Pasquale Ragone, esatto. Che è in collegamento, è in collegamento con noi, è un giornalista, è uno scrittore, bene. Lo ringrazio, lo saluto. Buonasera Pasquale, ciao. Allora, che cosa è cambiato? Perché adesso mi hanno detto, diciamo, nel parlare con gli autori di questa pagina, che tu addirittura saresti arrivato alla verità attraverso un'inchiesta giornalistica, hai fatto anche un esposto alla procura. Ricordiamo che nel 2006 era stato già tutto archiviato, cioè era stato confermato che si era trattato di un suicidio. Che cosa c'è di nuovo, Ragone? Mi sentite, spero. Pasquale, Ragone. Mi senti? Sì. Che cosa c'è di nuovo nel caso Luigi Tenco? Noi ci siamo basati per in particolare la nostra materia. Pasquale, purtroppo l'audio non è buono e adesso cerchiamo di sistemarlo. Però questa inchiesta giornalistica avrebbe addirittura portato alla verità, no? Cioè a scoprire addirittura chi sarebbe stato. È un qualcosa che, quando l'abbiamo saputo, cioè è caduta la mascella. Nel senso che comunque, chi? Sì. Si sarebbe arrivati a una pista precisa. Adesso Pasquale, ripeto, ha fatto un'inchiesta che è giornalistica, però è arrivato a un esposto alla procura con una teoria molto precisa e con delle prove. Appena è pronto il collegamento... torniamo a collegarci con lui. Luigi Tenco, lo sappiamo tutti, si è tolto la vita o è successo qualcos'altro, aveva appena 28 anni, lasciò quel biglietto dicendo, insomma, una forma di protesta nei confronti del pubblico per le scelte che erano state fatte, mandate in finale Io, tu e le rose, cantava Ciao amore ciao, come lo cantava Dalida, certo. Allora la formula era quella, si cantava in due, questo sarebbe il suo biglietto autografo. Scusami Marco, però nella conclusione della prima inchiesta la perizia sulla grafia di Tenco non poneva nessun dubbio. E ricordo che purtroppo alla fine è stata altrettanto tragica di quella che sarebbe diventata la sua compagna, la stessa Yolanda Gigliotti, in arte Dalida, che a sua volta, ahimè, dopo tre tentativi riuscì a togliersi la vita. Quindi non vorrei dire, ma un amore malato forse era la base non solo della delusione, che nulla aveva a che fare con l'esclusione dalla finale del Sanremo, certo. Aveva probabilmente altre fondamenta. Tra poco avremo un collegamento Iva Zanicchi. Iva, ci sei? Sì, ci sono, ciao. Buonasera e benvenuta, ciao. Buonasera, piacere, sì, ciao. Piacere grande averti in collegamento. Piacere mio.
vero. E ti mando un grande abbraccio. Peccato che non sono lì con te. Va bene. Ah, ci dispiace tantissimo, ma contiamo prima o poi che puoi esserci. Senti, Iva, adesso si riparla con molta forza, no, del mistero Luigi Tenco. Tu che idea ti sei fatta nel tempo? Io, guarda, non voglio assolutamente dare nessun giudizio, visto che ci sono delle novità così eccezionali in corso. Io ho sempre creduto, sì, che purtroppo forse non voleva neanche suicidarsi, ma che giocando con questa pistola, ho sempre avuto quest'idea che si fosse tolto la vita, che avesse già Gino Paoli aveva, scherzando con la pistola, gli era partito un colpo, aveva, sai. Io quella sera ero in prima fila mentre Tenco cantava, come tutti noi, poi ha avuto un successo strepitoso dopo che è morto, come purtroppo spesso succede in questo paese, ma lui era amatissimo da tutti gli artisti, gli autori, i musicisti, io lo adoravo perché scriveva in modo sublime. Quella sera io ero in prima fila e mi ricordo che avevo vicino a me il mio fidanzato, che poi è stato mio marito, e io dissi: ma Tenco non è lui, cos'ha stasera? Perché era stralunato. Io lo dico, quando lo dico poi tutti mi odiano, ma io ero lì, ho detto: questo ragazzo non ha cantato bene, ci stavo appunto, era emozionatissimo, non era lui, insomma, via. Poi io sono andata dietro, quando è finita la serata, dietro al palcoscenico, perché avevamo come casa discografica un gruppo che erano i Giganti, erano entrati in finale. E io ho proprio incontrato Tenco e ci siamo scontrati, proprio io gli ho detto, sai, parole di circostanza, ho detto: Luigi, guarda, mi dispiace tanto. Che no. Lui mi ha guardato e non mi ha neanche risposto, è andato via di corsa. Io ho sempre pensato che effettivamente magari poi lui abbia forse anche bevuto un po', che abbia avuto... Sì, si è detto questo, Iva, no? Si è detto. Poi ha cantato la canzone molto lentamente, poi hanno detto che era una specie di polemica col maestro, perché lui doveva dare un'interpretazione più sentita rispetto a quella di Dalida. Un attimo solo, Iva, perché dovrebbe essere pronto il collegamento con Pasquale Ragone, che prima capivamo poco, c'è sempre Francesco Baccini... Il collegamento, e tra poco sentiremo anche lui. Allora, Pasquale Ragone, ripeto, giornalista, scrittore, che cosa è emerso dalla tua inchiesta? Sì, spero riuscirete a sentirmi adesso. Benissimo. E cerco di essere molto molto più sintetico. Per noi c'è un elemento che è fondamentale, che è importantissimo e che ci ha permesso di andare in procura per richiedere delle nuove analisi e quindi la riapertura del caso, vale a dire l'arma. Perché per noi l'arma di Luigi Tenco in realtà non è mai entrata nella stanza in cui Tenco fu ritrovato morto. A dircela la documentazione che la stessa polizia ha prodotto nel 1967, quindi abbiamo degli elementi documentari a dircelo. Non era presente alle ore 3 quando la polizia entra nella stanza, non era presente in realtà neanche al momento dei rilievi che sono stati effettuati alle 4:15, perché nella stanza, e quindi sotto il corpo di Tenco, in realtà non c'era l'arma di Luigi, ma c'era un'altra arma. Perché? Perché quella di Tenco in realtà non era neanche presente nella stanza. Quindi la polizia, ovviamente, Pasquale, allora abbiamo dei giornali dell'epoca, c'è la fotografia, non ve la mostriamo direttamente, però si vede nell'immagine di Tenco, si vede un'arma, sì, no? Che è vicino al corpo. Si vede l'arma di Tenco. Ma non è la sua, dici? No, non era assolutamente la sua, e si vede perché dalle prove fotografiche emerge un modello d'arma che è diverso, in particolare il grilletto. Giornalisti che prima di me hanno affrontato questa inchiesta hanno messo bene in luce come il grilletto fosse completamente diverso dell'arma rispetto a quella che invece era detenuta dal cantautore. Ma soprattutto, almeno questo è stato il senso del nostro esposto in procura, dalle invece analisi del 2006, quando c'è stata un'esumazione del corpo e sono stati compiuti degli accertamenti che nel 67 non erano stati compiuti, da quella documentazione emerge che il bossolo trovato nella stanza, e che la polizia afferma, asserisce essere il bossolo che viene dalla scena, nelle nostre prove fotografiche e poi di laboratorio effettuate emerge che non è stata la pistola di Tenco a sparare, ma nella nostra ipotesi è stata un'altra arma, verosimilmente una Beretta modello 80. Pasquale, scusami. Allora, ripeto, c'è stata, come sottolineava Mauro, è stata già una riapertura del processo, è stata riesumata la salma, si è arrivati alla stessa conclusione. Cioè, immagino che sia emerso che la pistola era un'altra.
Ci sono altri punti importanti in questa storia che possono far pensare a una... Ci sono altri elementi oltre a questo dell'arma così forti da poter pensare che fino adesso la verità non è arrivata a galla? E un mandante eventuale chi io sarebbe? Ripeto che la richiesta di riaccertamento del bossolo trovato nella stanza ci può portare alla verità. Perché nel momento in cui sarà analizzato quel bossolo ci si accorgerà che le impronte lì presenti sono di un'altra arma, non di quella di Dan. È chiaro che non è l'unico elemento a corredo, ce ne sono diversi, emergono ovviamente dall'autopsia che è stata effettuata nel 2006, quindi parliamo di un accertamento medico-legale, che ci dice che la posizione in cui è avvenuto lo sparo non è proprio da manuale, come la polizia ha affermato. Addirittura possiamo andare oltre, possiamo per esempio affermare che una parte molto interna del foro d'entrata troviamo delle cosiddette particelle incombuste che sono degli elementi che ritroviamo anche nel caso di utilizzo di un silenziatore. E voglio far presente che quella sera non c'è alcuna testimonianza di chi dice di aver sentito uno sparo in realtà. Né tantomeno ovviamente non risulta che nessuno abbia sentito lo sparo, questo in effetti si è sempre detto. Pasquale Ragone, in questa inchiesta è emersa anche, come chiedevano qui, una pista precisa, alternativa? Ma allora, sì, per quanto riguarda, noi abbiamo già ampiamente parlato e soprattutto scritto, ovviamente pubblicando quella che è una nostra ipotesi. Quello che posso dire è che in questo periodo, in questi giorni, sono in essere altre ricerche. Sono in essere delle indagini supplementari per quanto ci riguarda, quindi indagini private, che ci permettono di avere una ricostruzione dei fatti accaduti che via via diventerà sempre più precisa. Lo diventerà al punto tale da arrivare in procura per chiedere la riapertura del caso nuovamente. Per cui non solo un esposto, ma scusi, ma senza chiederle un nome e una motivazione, perché risulta francamente un po' difficile intuire o presupporre. Cos'è che potrebbe motivare una persona a far fuori, parlandoci chiaro, un cantautore in difficoltà come era probabilmente in quel momento, come ha sottolineato Iva, che era presente in quella serata? Lei capisce che tutto ha un po'... Ma io non ho sentito la domanda. La domanda è, lei ha parlato anche di una identificazione di un eventuale mandante e delle ragioni per le quali questo omicidio, perché a questo punto lo definiremmo così, vista la sua indagine. Quali sono le motivazioni e chi eventualmente è questo mandante? Senza fare dei nomi, ci rendiamo conto. Cos'è, un debito di gioco? Che cosa... Scommesse, si è detto. Ma guardi, io sono dell'idea invece che il delitto sia maturato per interessi privati. Interessi privati che hanno solo parzialmente a che fare con il Festival di Sanremo. Però è vero, allora aspetta un attimo, Pasquale. Lino, sentire questo, tu hai sempre detto non ci credi, mai non creduto. Ma non solo io, anche Gino Paoli, Bruno Lauci, tutti quanti. Tutti. Abbiamo sempre detto: ma non è possibile che Luigi si sia ucciso. Non è possibile. Perché lui c'ha questa immagine, aveva questa immagine un po' sofferta, sì, invece pare che fosse ben diverso nel privato. Però Iva Zanicchi, che è in collegamento con noi, ricordava che quella sera era molto strano. Forse quella sera, era successo qualcosa quella sera, però io non lo so perché io non ero a Sanremo. E quindi... Però Iva, si è parlato... Sì. È uscita fuori questa storia dell'alcol, anche di altro. È banale, scusami, ma che finalmente, dopo tanti anni... questo grande artista potesse riposare in pace, questo sì, ma è giusto che faccia tutte le inchieste che vogliono, ma io voglio ricordare quella notte quando si scoprì che purtroppo era morto Tecco o suicidio, quello che vuoi, successe il pandemonio in quell'albergo lì, l'ho preso, l'ho cambiato stanza, l'ho portato dentro, sono tutti quanti che non sapevano cosa fare, se chiamare l'ambulanza, se chiamare i carabinieri, guarda, c'è il caos più totale, per cui avranno toccato quello che non dovevano toccare, hanno toccato la pistola, l'hanno spostata. Questo io credo sinceramente che sia... No, se una verità... È successo di tutto, non è che è stata isolata la scena. È successo di tutto. Francesco Baccini, tu stai cantando, raccontando, vivendo con la famiglia Tenco da tanto tempo. Anche tu pensi, per quello che sai, come loro...
che non sia possibile. Ma, guarda, io voglio dire accaduto. Una cosa. Io 10 anni fa ho fatto questo tour che si chiama appunto Bacini Cantatengo, dove avevo preso 23 canzoni di Luigi e l'ho portate in giro nei teatri. Io vorrei dire soltanto questo. Io, quando si parla di Luigi Tenco si parla sempre e solo della sua morte. È l'unico artista, credo, che mi ricordo, che non, nessuno parla mai della vita di Luigi Tenco, ma si parla sempre della morte di Luigi Tenco. Io ora sto producendo un film documentario, dove racconto la vita, perché moriamo tutti. Ora, Luigi era un artista e di un artista rimane la sua opera. E mi rendo conto che Luigi è conosciuto molto parzialmente, proprio girando l'Italia con questo tour. La gente conosce soltanto il versante, come dire, quello più introverso, malinconico. Luigi è stato il primo a scrivere canzoni ironiche, canzoni sociali, e gli hanno disegnato un'immagine che non è esattamente quella. Io ho frequentato per 10 anni Fabrizio De André e Fabrizio mi raccontava chi era Luigi. Loro erano amici, mi diceva Luigi era quello che faceva gli scherzi, era quello che... era il contrario di quello che poi è stato disegnato. E quindi con questo lavoro che ho fatto, il mio intento è quello proprio di far conoscere chi era Luigi Tenco come bravo, artista, bravo Francesco. E non parlare sempre solo di questa morte, che intanto non lo sapremo mai, sarà uno dei misteri italiani irrisolti. Grazie Francesco. Pasquale Ragone la pensa diversamente. Il giornalista del collegamento adesso presenterà questo esposto e chiederanno la riapertura del caso. Vorrei dire Lino Patruno, una cosa vai. Che nessuno probabilmente conosce e sa. Prima di fare il cantante e di scrivere delle meravigliose canzoni, Luigi è stato un grande sassofonista di jazz. Ah. Questo non lo sa nessuno. Non solo, ma lui cantava i pezzi americani imitando perfettamente la voce di Nat King Cole. Era uguale. Questo nessuno lo ricorda, purtroppo. Allora, chiudiamo questa pagina con questo invito, no? A scoprire la parte solare, artistica e da grande musicista di Luigi Tenco. Lucio al clarinetto. Lucio al clarinetto. Luigi Tenco. E Luigi al sassofono alto. Lino. Più di così. Che meraviglia. Meraviglioso. Grazie a tutti, grazie a Pasquale Ragone. Facci sapere se ci sono ancora ulteriori sviluppi. Grazie a Francesco Baccini e al maestro Lino Patruno. Grazie a voi. È un piacere averti avuto qui, grande onore.